Si è tenuto presso la Camera di Commercio di Alessandria l'incontro tra il mondo dell'agricoltura e i candidati alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. È stato organizzato da Confagricoltura e CIA e al tavolo dei relatori c'erano Giampiero Ameglio, che è presidente di CIA Alessandria, e Luca Brondelli di Brondello, presidente di Confagricoltura Alessandria. A nome dei loro iscritti hanno consegnato un documento con tutte le richieste più urgenti del mondo agricolo e hanno anche ascoltato però le proposte dei rappresentanti politici, con un risultato finale che è sembrato molto soddisfacente. Assolutamente sì, cioè, era un pochino nel nostro principio, mio e di Luca, insomma di Confagricoltura e di CIA, quello di ascoltare. D'altronde abbiamo ascoltato i nostri agricoltori, abbiamo portato la voce degli agricoltori alla politica, ma non c'è nessun impegno maggiore che di persone che si prendono l'impegno davanti agli altri, che dicano quello che vogliono fare. Io sono davvero soddisfatto che, almeno dagli interventi che abbiamo sentito oggi, l'agricoltura è al centro dell'attenzione politica. Tra tutte le cose che ci sono però da fare, ce ne sono due o tre che hanno una priorità, che sono urgenti? Beh, una è un po' legata forse al timore che hanno gli agricoltori, che è il controllo degli ungulati, della selvaggina in senso lato. Cioè, noi abbiamo persone che ormai questa cosa è in voga da 5 anni, no? E quindi, non avendo avuto soluzione ma peggiorato il sistema, ci viene da dire che questa è uno dei segnali maggiori per il mondo agricolo e per quello che ne viene. Ma il segnale più importante è il reddito all'agricoltura, che oggi insomma è stato messo in grande discussione. Oggi dell'euro che spende il consumatore, circa 15 centesimi di media va a chi produce, è davvero una vergogna. È stato un incontro soddisfacente perché c'era la grande maggioranza dei candidati di tutti i partiti, sono venuti ad ascoltare e a proporre le cose che ritengono valide per il mondo agricolo. Per noi questo è segnale di interesse per i nostri problemi e quindi lo vedo come una cosa positiva. Ovviamente ai propositi della campagna elettorale dovranno poi seguire, per chi verrà eletto, delle azioni concrete, ma noi su questo saremo molto incisivi e vedremo di andare a ribadire quelle che sono le nostre richieste nei confronti dei candidati che verranno eletti. Senta, nel documento che avete presentato c'erano molte cose importanti che devono essere realizzate, ma ci sono delle priorità, no? Ci sono due o tre cose che sono più importanti, forse più urgenti. La priorità sarebbe finalmente un piano per l'agricoltura italiana, cosa che aspettiamo da 40 anni, unito a una semplificazione di tutti i regolamenti che ci governano e una maggior competitività delle aziende agricole, che devono affrontare ormai mercati globali, devono confrontarsi con realtà che hanno dei costi molto inferiori ai nostri. Noi con la qualità dei nostri prodotti e la professionalità dei nostri agricoltori siamo sicuramente in grado di competere, ma non dobbiamo avere i vincoli della burocrazia che limitano fortemente le nostre imprese.